cosa intende per anarchia. Io, per esempio, intendo quella dottrina sociale sovversiva che afferma chiaro e forte che non devono esistere tra gli esseri umani né delle disparità né delle disuguaglianze se non quelle naturali. Ho letto dalle note di regia che finalmente hai trovato il coraggio di fare questo film. Cos'è che ti ha spinto, a parte l'amore per Pessoa, a ritornare sul grande schermo? Mi ha spinto intanto la stupenda modernità e contemporaneità di questo testo. Cioè, non è molto che le banche stanno sempre sulle prime pagine dei giornali, qualche lustro, diciamo, non di più. Quindi questo continuo a vedere che politica e finanza sono sempre più intrecciate, si contaminano l'un l'altra, mi ha fatto pensare fosse il momento giusto di fare questo testo che amavo da sempre, che ho amato da sempre, e ho avuto la fortuna di trovare in questo caso in Rai Cinema qualcuno che scommettesse da subito in questa operazione. Tocca a lei. Mi sono svegliato anarchico. Continui, la prego. Io sono nato povero, vengo dal niente. Fini per ribellarvi. Volevamo per noi e per gli altri, per l'umanità intera, una società nuova. E qual è il fil rouge che in un certo senso lega, secondo te, il banchiere anarchico con l'attualità? Beh, l'attualità è che tutti i giorni, qualunque giornale, adesso se riprendiamo i 10-12 giornali principali usciti oggi, sicuramente hanno un richiamo in prima pagina sulle banche. Sicuramente ce l'hanno sulla politica. Quindi nulla di più intrecciato adesso di finanza e governo, è qualcosa che non era così, non è mai stato così nella storia dell'uomo. Oggi finanza e politica si influenzano e si comandano a vicenda, non si sa, anche nei delitti, anche nelle cause, anche purtroppo nelle stragi, non si capisce mai se la colpa sta dai grandi costruttori, grandi ricchi che hanno fatto cose. Come da questo viene fuori il banchiere. Qual è la convenzione sociale più importante di tutti? È il denaro. Qual è l'eredità che ti ha lasciato questo film, che tu consideri un'opera prima, e cosa ti aspetti dal pubblico? Guarda, mi aspetto che piaccia a coloro i quali piace Pessoa. E ho la così verde speranza di non averli traditi, perché sono stato molto fedele al test. Scacco matto. La vittoria si deve vestire di rinuncia e di silenzio. Buon compleanno a me. Nulla è più anarchico del potere. Il potere fa assolutamente ciò che vuole. Lettori di Dire Giovani, già che siete lettori, bravi. Che siete giovani, beati voi, lo sono stato anch'io e dentro mi ci sento, quindi vi mando un grande saluto, continuate sia a leggere e sia a essere giovani per sempre, perché è lo spirito quello che conta.